Professore De Cristoforo, Università di Campobasso del Molise. Del Molise, chiedo scusa. Cosa ci può raccontare? Qualche novità in termini di ricerca per l'apicoltura? Sta lavorando su qualche progetto in particolare? Sì, certo. Di cosa si sta occupando? Ultimamente mi sto occupando degli effetti del microbiota delle api, dei microrganismi simbionti sulla salute, sul benessere delle api e nella funzione della microflora intestinale delle api nel prevenire o mitigare gli effetti di alcune malattie. Del tipo? Del tipo peste americana, peste europea, nosemiasi e coada calcificata. Perfetto. Nello specifico. Ok. Sono 3-4 anni in cui ho concentrato gli sforzi del mio laboratorio in questa direzione. Perfetto. Novità per quanto riguarda invece, ci sono novità per il confinamento della Varroa, nuovi prodotti in arrivo, nuove formule, studi all'orizzonte? Sulla Varroa, per quanto riguarda il mio laboratorio, stiamo lavorando sulla caratterizzazione dei componenti attivi contenuti in alcuni oli essenziali. Stiamo isolando le sostanze attive da queste miscele complesse, che sono gli oli essenziali, per poter poi standardizzare l'uso nella pratica quotidiana. E proprio settimana scorsa abbiamo presentato i primi risultati di questi studi al Congresso Europeo di Entomologia che si è tenuto a Creta, e devo dire il lavoro è stato accolto bene. Ancora ci dobbiamo lavorare per cercare di mettere a punto un formulato commerciale, però sono tutte sostanze di origine naturale derivate da questi oli essenziali. Il problema fondamentale degli oli essenziali è che ogni volta che li utilizziamo, provenendo da piante diverse, hanno componenti diversi, quindi a volte sono più efficaci, a volte meno efficaci, e per cui stiamo cercando proprio di isolare i composti realmente attivi contenuti all'interno e trasferirli alla pratica apistica. Perfetto, quindi la ricerca italiana sta diventando un faro anche nel mondo della ricerca a livello mondiale, no? Siamo anche in ricerca, ma diciamo, in riferimento. Al di là di quella che è la mia attività, che è una piccola parte nel contributo, l'Italia ha da sempre contribuito ad altissimo livello alla ricerca in campo apistico, con sedi attive in questa direzione sparse in tutto il paese, da nord a sud, insomma. Quindi diciamo che correttamente continuiamo nel solco tracciato dalla tradizione italiana in campo apistico. Grazie professore Antonio Cristoforo. Grazie a lei. Saluti. Grazie a lei.